Un saluto ai telespettatori di Le Fonti TV e ben trovati a questa nuova puntata di Legal Corner. L'argomento di oggi è il diritto del lavoro, uno dei settori che più è stato impattato da questa pandemia e che ha messo alla prova anche gli studi legali che proprio si occupano di materie giuslavoristiche. Tra questi c'è lo studio legale Lombardo e in rappresentanza di esso ho in collegamento con me l'avvocato Erika Chiaramonte, partner dello studio. Benvenuta, avvocato. Salve, buongiorno. Avvocato, lo studio è stato di recente premiato come boutique di eccellenza dell'anno diritto del lavoro consulenza ai Le Fonti Awards. Ecco, quindi le chiedo subito un commento a caldo, cosa ha significato per voi questo riconoscimento, considerando anche il fatto che siete uno studio molto attivo e specializzato anche nel diritto bancario. Sì, infatti siamo stati molto contenti di ricevere la premiazione nel diritto del lavoro, perché lo studio sin dalla sua fondazione ha avuto una vocazione giuslavoristica, ma come ha appena affermato si è comunque nel tempo fatto conoscere come studio specializzato in diritto bancario. Quindi per noi ricevere quel premio in quella categoria del diritto del lavoro ha significato avere conferma del fatto come diversificare le competenze dei professionisti sia stata una scelta vincente per lo studio. Infatti, ricevere un premio in diritto del lavoro dopo averli invece già ricevuti nelle materie per cui lo studio si era già fatto conoscere, ovvero il diritto bancario, ci ha proprio confermato come sia stato decisivo separare le competenze dei professionisti, acquisire nel tempo sempre più esperienza in singoli settori, approfondire specifiche tematiche, acquisire competenze verticali, così che lo studio sostanzialmente potesse fornire anche nell'ambito del diritto del lavoro adeguata consulenza e assistenza giudiziale rispetto a singole appunto tematiche da parte di tutti i suoi professionisti. E quindi ovviamente è stato importante per tutti coloro che hanno profuso impegno nel Dipartimento di diritto del lavoro ricevere quel riconoscimento. Ecco, come dicevo all'inizio, la materia del diritto del lavoro è in continuo mutamento, soprattutto appunto negli ultimi 12 mesi. Quali sono state quindi le principali, quali sono anche tuttora le principali tematiche affrontate proprio dallo studio in questa materia? Purtroppo, come intuitivo, la principale tematica che lo studio ha dovuto affrontare a tutto tondo è stata quella dei licenziamenti, perché appunto questa è stata la materia dove maggiormente si sono verificati numerosissimi interventi legislativi e ancora oggi si discute della possibilità o meno di farsi luogo alla proroga del blocco dei licenziamenti. Quindi noi abbiamo ricevuto richieste di consulenza sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori, soprattutto sul perimetro, proprio sull'ambito di applicazione del blocco dei licenziamenti. Quindi abbiamo avuto diverse richieste di chiarimenti, ad esempio sulle categorie che fossero escluse da questo blocco, richieste di chiarimenti sulla possibilità o meno che venissero licenziati i dirigenti, o anche spesso quesiti che riguardavano problematiche connesse al blocco dei licenziamenti per ipotesi specifiche, come quello del cambio appalto che infatti abbiamo proprio esaminato in un'altra intervista perché è stato oggetto di diverse problematiche, ma sicuramente un numero molto cospicuo di interventi ha riguardato proprio in realtà il licenziamento dei lavoratori e infatti abbiamo ricevuto numerose richieste di lavoratori che non essendo quindi appunto parte di coloro per i quali vigeva il blocco dei licenziamenti sono stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo a seguito di contestazioni disciplinari che purtroppo in alcuni casi abbiamo ritenuto anche essere pretestuose, proprio finalizzate in realtà ad aggirare il blocco dei licenziamenti. Ma in alcuni casi questa assistenza, sia stragiudiziale sia poi giudiziale, circa l'impugnazione del licenziamento, è stata poi anche a volte affiancata a delle contestazioni proprio rispetto alle condotte del datore di lavoro, che proprio a volte per effetto di questa strumentalità ha fatto sì che venissero poi, fossero riconducibili nella
alla fattispecie del mobbing. Ecco, pensando un po' al futuro, quali progetti ha allo studio e soprattutto il Dipartimento di Diritto del Lavoro? Il Dipartimento di Diritto del Lavoro, come tutto lo studio, quale principale obiettivo ha quello di migliorare l'informatizzazione dello studio? Perché sono già anni che, grazie al founder e managing partner dello studio, l'avvocato Daniele Lombardo, che ringrazio, lo studio offre consulenza già in videoconferenza. E noi riteniamo che proprio questo periodo emergenziale, non soltanto che abbiamo vissuto, ma che ancora viviamo, che ha peraltro abbattuto molte barriere, molta ritrosia anche da parte dei clienti, ha dimostrato come sia possibile fornire una consulenza, ovviamente da parte di un esperto di elevata quindi qualità, però ottenendo un elevato vantaggio, quello di abbattere le distanze, quello di ridurre i tempi per il cliente, ma anche quindi per lo studio stesso e quindi per il professionista. E a ciò si aggiunga che comunque l'informatizzazione, come ovvio, non soltanto agevola ovviamente questa modalità, questa nuova modalità con cui si può fruire di un'assistenza legale, ma ovviamente migliora anche i processi produttivi dello studio, perché ovviamente ancora di più per il Dipartimento di Diritto del Lavoro, dove a volte la mole della documentazione anche da esaminare è tantissima, il processo di informatizzazione è fondamentale. Ecco, quindi diciamo, vediamo un po' come si evolverà l'intero settore per i prossimi mesi. Io, avvocato Chiaramonte, la ringrazio. Ricordo, insomma, il collegamento Erika Grazie a voi. Chiaramonte, partner dello studio legale Lombardo. Grazie, avvocato, per essere stata con noi. Ringrazio Grazie a voi. i telespettatori e vi do appuntamento alle prossime interviste di Legal Corner.